Perché siete sì. qua? Perché aspettiamo l'intervento del consolato che ci faccia valere i nostri diritti. In merito appunto ai fatti di stanotte? Cioè, sì, cioè alla loro violenza, delle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio è successo che venendo a fare i controlli hanno picchiato un anziano e un bambino. E quindi se anche siamo stranieri, viviamo in Italia, cioè abbiamo permesso soggiorno, lavoriamo, paghiamo, quindi anche noi dobbiamo avere i nostri diritti, essere protetti dalle forze dell'ordine. Perché ci devono venire a prendere a manate nei magazzini? Se venite a fare controlli, fate controlli, ma non dovete picchiare la gente. E poi un anziano che ha 60 anni, un bambino manco un anno c'ha. Si dice che si era opposto ai controlli. Ma non è... Facciamo per esempio, se anche l'anziano si è opposto, un anziano di 60 anni, se si oppone, c'era bisogno di stenderlo a terra? In quattro venite per il braccio e lo portate fuori e lo calmate. Quando si è calmo chiedete le cose. C'era bisogno di stenderlo a terra e stargli sopra e tenerlo fermo. Sono loro che hanno reagito male. Il controllo, noi non protestiamo per i controlli, perché i controlli lo fanno ordinariamente, ma la reazione della polizia. E poi protestiamo anche che noi non siamo protetti dalle forze dell'ordine. Quando ci rubano i materiali dal magazzino, quando ci rubano i macchinari per lavoro, per la strada ci derubano. Già di recente, sempre in quella zona lì, una signora è stata rapita e le forze dell'ordine non si è fatta vedere. E noi cosa ne possiamo fare? Quindi non siamo protetti, non abbiamo i nostri diritti. Quindi cosa chiedete al console oggi? Al console chiediamo di farsi valere i nostri diritti come cittadini, se anche siamo stranieri, ma siamo tutti in regola, abbiamo il permesso di soggiorno, paghiamo le tasse, quello che si deve pagare, quindi anche noi vogliamo essere protetti.